video post intervento. E sono felice di girare questo video perché mi sembra di essere tornata alla normalità. Sto un po' meglio, come vedete. Oggi è il quarto giorno post intervento. Sto meglio, sto smaltendo l'anestesia, che è la cosa che mi ha dato più fastidio. Se mi perdo qualche parola, sappiate che io già sono un po' rimba nella normalità, figurateci sotto dopo aver subito un'anestesia. Comunque, oggi vi faccio vedere delle cose che ho preso da Banggood, appunto, e già qualcuna mi aveva chiesto, quindi ci tenevo veramente tanto a fare questo video. Ci tengo a dire anche un'altra cosa prima di iniziare, scusatemi, per quanto riguarda la qualità video. A volte mi dite la qualità è migliorata, la qualità è peggiorata. Io registro sempre con il cellulare, a parte oggi che sto registrando con la Nikon, ma il problema è la luce. Io purtroppo in questo periodo sto girando la sera e anche se metto le luci artificiali, spesso non le metto nell'angolazione migliore perché c'è sempre tanto trambusto in casa mia, e quindi quando sfrutto la luce naturale sicuramente la qualità è migliore. Iniziamo subito. Come vi dicevo, le cose che vi mostro arrivano dal sito Banggood. La prima cosa che vi faccio vedere, purtroppo non l'ho qui materialmente perché è arrivata, e siccome è arrivata di una taglia sbagliata, io come una pirlona ho preso e l'ho regalata a mio zio, così senza mostrarvela. Però avevo preso una di queste magliette in 3D, appunto, con lo scheletro per Lillo. Non mi ricordo se era questa nello specifico, però era comunque una della linea 3D. Le magliette sono belle, ce ne stanno di tanti tipi, con gli animali, con le scimmie, con i teschi, veramente tanti modelli belle. Costano all'incirca un 10-15 euro a seconda del disegno che si sceglie, però vi devo dire che comunque non sono in 3D, cioè quando arriva non si vede il tridimensionale, purtroppo. Però la maglietta è fatta bene, anche di buona fattura. Io l'ho regalata a mio zio perché era sbagliata la taglia, era una L, e a Lillo la L sta veramente troppo grande, più che altro lunga, e Lillo porta una M, appunto. Ma è stato un mio errore perché c'è stato un problema, non avevo comunicato la taglia, e quando poi l'ho fatto era comunque già partito il pacco, quindi errore mio. Altra cosa che arriva dal sito è questa, la Black Mask. La Black Mask me l'avete vista applicare più volte in qualche vlog, e anche su Instagram avete visto mio figlio che tipo mi scortica la faccia per togliere la Black Mask. Lui si è divertito tantissimo, io un po' meno, però eccomi qui e vi dico la mia personalissima opinione sulla Black Mask. Si presenta innanzitutto super liquida, l'odore è anche molto gradevole, è quasi fiorato, mi stavo a far sentire l'odore, ditemi che non sono proprio così io. E è molto liquida, abbiate pazienza, non ve la tiro fuori, sennò faccio un pastrocchio. E quindi la Black Mask cosa sarebbe? Sarebbe un peeling bello strong per eliminare i punti neri. Io la applico soltanto dove ho necessità di applicarla, ovvero nella zona della T. Sulla fronte no, ma la applico comunque sul naso e questa parte qui, e leggermente qui sotto dove ho il mentolino. La tengo un quarto d'ora, quando la crema è asciutta, appunto, vado a togliere direttamente la maschera, che ormai è diventata un velo e viene, diciamo, va ad eliminare le cellule morte. Allora, prima cosa, la pelle la lascia veramente bella, luminosa. Però se vi dovessi dire che togli i punti neri, nine, non toglie punti neri. Io devo dire che non ho tanti punti neri e ho comunque la grana della pelle piccola piccola, stretta, e quindi già faccio fatica, anche dopo essere stata sotto vaporizzatore, faccio fatica a togliere il punto nero. Però sulla parte della maschera rimane appunto qualcosa in controluce, e quello che vedo in controluce non sono altro che la mia peluria superflua che viene estirpata dalla maschera. Però devo dire che l'effetto peeling c'è anche Ceretta. Due in uno praticamente. Però per quanto riguarda il punto nero, a me personalmente, ripeto, è sempre un'opinione personale, non toglie i punti neri. Altra cosa, io la faccio ogni 15-20 giorni. I primi 10 giorni l'ho fatta anche due volte a settimana, quindi inizio settimana, fine settimana. Cosa ho notato? Che la parte delle ali del naso, quindi questa parte qui, si era seccata veramente tanto e si era un po' arrossata. E considerate che io ho una pelle tosta come l'amianto, è di cartapesta la mia pelle, quindi non ho una pelle delicata, ma mi aveva arrossato particolarmente le ali del naso e anche seccato la zona.
Anche questa, io adesso non ricordo di preciso il prezzo, però ricordatevi sempre giù, ve lo dico perché poi mi chiedete sotto magari lo stesso video dove l'hai presa. Io ve lo dico sempre, aprite il box perché sotto c'è il link di dove ho preso i prezzi, il link diretto, aprite sotto. Comunque l'ho presa su Banggood. Altra cosa che ho preso, sempre a livello del beauty, ho preso questo. È un amore, cioè vogliamo parlare del packaging di questo, cioè di questa cremina? È una scatolina in latta con una donnina con i capelli alla Marge Simpson, molto carina, e dentro contiene un contorno occhi alla bava di lumaca. La scatolina è proprio carina perché è anche riutilizzabile volendo, e si presenta così. L'odore è fresco, fiorato, però ha un retrogusto un po' di burro che ti penetra le fauci e mi piace molto. Non è il mio contorno d'occhi per eccellenza, però ho notato che quando lo vado ad applicare sul contorno occhi lascia la parte del contorno occhi leggermente schiarita. Io la massaggio appena appena e poi naturalmente picchietto e la faccio assorbire con più delicatezza, e mi piace perché non lascia il contorno occhi unto e appiccicoso. È quasi acquoso comunque, perché la bava di lumaca dovrebbe essere una bava e quindi appunto acqua, e io, cioè, non so se riesco a farvi vedere la differenza tra le mani, però la pelle si vede già più schiarita. L'ho presa su Banggood, vi dico la verità, perché come sapete è un'azienda di cui mi fido e quindi ho preso prodotti asiatici proprio perché per provarli, perché in un altro sito asiatico non so se l'avrei presa sinceramente. C'ho questo amore per Banggood, ormai lo sapete, e quindi l'ho voluta acquistare proprio per provarla. Anche questa non ricordo il prezzo, credo sui $5 se non sbaglio. Pochi pezzi, l'ultima cosa che ho acquistato su Banggood è questa, ovvero una sorta di Clarisonic Foreo, ovvero la spazzolina elettrica per andare a pulire il viso. Scusate, ogni tanto guardo lo specchio perché ho lo specchio dietro proprio per vedere se sto a fuoco. Come vi arriva? Allora, io questa nello specifico l'ho presa rosa, c'era anche azzurra o viola se non sbaglio. Appunto è a batterie, quindi ci vanno due stilo dentro, a due velocità, piano e un pochino più forte. Vi arriva dotata di 5 spazzoline. La prima spazzolina è questa, è quella che io utilizzo con un detergente viso. In questo periodo sto usando lo struccante gel dell'Omnia. Metto un pochino di gel struccante in questa spazzolina appunto con le setole e vado a inumidisco un po' e vado a massaggiare tutto il viso. Naturalmente rotea da sola, però io ogni tanto mi aiuto e cerco sempre di fare un massaggio verso l'alto per fare una specie di effetto lifting, diciamoci la verità. Mi piace parecchio, mi piace, io la uso alla doppia velocità, quindi quella più strong, proprio perché il mio viso, ripeto, non è delicato, ma voi fate le prove sul vostro viso a seconda della pelle che avete, iniziate con una bassa velocità e per poco tempo. Vado a massaggiare, lo faccio però sempre dopo essermi struccata, quindi io mi strucco con la mia acqua micellare Garnier e poi una volta finito metto un pochino di gel detergente alla mandorla e poi vado a finire di struccarmi, anche per non sporcare la spazzolina, e lo uso come un in più, diciamo. Che dire, io sono una di quelle che ha sempre snobbato il Foreo, il Clarisonic o come cacchio si chiama, ma appena ho finito di utilizzarla che mi sono specchiata ho detto cacchio, cioè i tessuti ossigenati, schiariti, illuminati, mi è piaciuto subito l'effetto. E la utilizzo ogni qualvolta ne sento la necessità. Non la utilizzo tutti i giorni, ma so che si può tranquillamente utilizzare anche tutti i giorni. La seconda spazzolina che vi arriva in dotazione è una di queste, appunto, fatte a spugnettina, e questa serve per il make-up. Io non l'ho ancora utilizzata, ero tentata di fare un video sull'applicazione fondotinta con questa spugnetta, e fondotinta o cipria sinceramente non so, però ero tentata di provare a fare un'applicazione del genere con il fondotinta, credo, e fatemi sapere anzi se è una cosa che vi può interessare in modo che lo facciamo insieme. C'era questa e poi c'era sempre per il trucco quest'altra invece il lattice, che è appunto per il fondotinta. Secondo me vanno bene tutte e due per il fondotinta, perché la cipria sarebbe impossibile da utilizzare, e comunque ero veramente tentata di utilizzarla e di provarla.
La quarta spazzolina che vi arriva in dotazione è questa. Appunto questa esfoliante grattugina rosa. E fa appunto un effetto super levigante sul viso. Io la utilizzo a secco, senza detergenti, senza niente. Vi dico la verità, un pochino pizzica, non è la più piacevole da utilizzare. Infatti stavo pensando di utilizzarla invece per i talloni. Io non ho duroni, però una levigatina ogni tanto secondo me non farebbe male. Potrei appunto utilizzarla per due cose differenti, perché secondo me sul viso risulta un pochino più aggressiva, quindi credo che la utilizzerò per i talloni. Anche alla velocità minima è comunque troppo irritante per i miei gusti, cioè non è piacevole. L'ultima spazzolina che vi arriva è questa massaggiante, che sembra un po' la testina di quelle anticellulite. Questa è la velocità minore. E piacevole, la utilizzo con la crema da notte su, e quindi una volta applicata la crema da notte vado a fare un bel massaggio appunto per riattivare la circolazione e poi anche i miei movimenti dal basso verso l'alto, sempre per cercare di tirar su l'impalcatura. Ormai mi conoscete, lo sapete che il mio cruccio è il viso, e quindi cerco sempre di mantenere il più possibile su tutto sto popò di roba che, cioè, ancora tiene, per carità di Dio, ancora tiene, però insomma prevenire è meglio che curare, no? E quindi questa è l'ultima spazzolina. Per quanto riguarda Banggood ho finito, vi mostro al volo una cosa che mi ha inviato una gerberina, però cioè, ve la devo far vedere anche perché vi è piaciuta molto su Instagram. Vi ricordo sempre giù, trovate i miei link ai social, quindi cliccate e mi trovate. E mi ha inviato questa collana meravigliosa. In realtà avevo intenzione di utilizzarla oggi, ma con la camicia a quadri poi non mi piaceva. Però, cioè, ragazze, guardate che cos'è questa collana. L'avevo vista sulla sua pagina in altri colori, giallo, arancione e nero se non sbaglio. Gliel'ho richiesta io con le perle rosse e nere. Questa ragazza appunto ha una pagina che si chiama Accessori Low Cost. La trovate sia su Facebook che su Instagram, giù trovate i link. Ogni tanto cazzeggio e me la metto a mo' di principessina. E poi qualcuno mi ha detto, cioè, perché ho postato già la foto su Instagram, dice: ma mica ci avrai intenzione di uscirci così? Ma se fosse, cioè, perché io non posso, a 36 anni, ma anche a 20, a 40, a 80, a 100, io non sono libera di uscire così. Ma cioè, ma chi ha detto? Scusate. Però vabbè, è proprio bella, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata alla pagina. E poi lei in più mi ha inviato questo braccialettino carino, cioè guardate quanto è bello. È rosso semplice, però io adoro il rosso, lo sapete, e quindi c'ho pure qualcosa di abbinarci, e insomma mi piace. Insomma, è stata veramente gentile a regalarmi anche questo, oltre la collana. Siete sempre troppo carine. Io ho finito, vi do un bacio super grande, super gigante, super enorme, super quello che vi pare, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!